Siamo in diretta da Fossalunga per il match Fossalunga Istrana per il campionato amatori Marca Trevigiana Girone B. Le squadre scendono in campo, salutano il pubblico. Pienone allo stadio di Fossalunga per questo derby. L'arbitro e i capitani ora a confronto per il lancio della monetina. E procediamo con le immagini di Nicola Micio Nasato. Eccoci al centrocampo con l'Istrana che manovra. Un fallo su Minato. E viene segnato il calcio di punizione dall'arbitro. Posiziona il pallone lo specialista Federico Minato. Ecco, conta i passi all'indietro. Attenzione, pericoloso il suo esterno destro. Vediamo ancora qualche secondo. Il fischio dell'arbitro, parte Minato d'esterno, un grande tiro, anzi un passaggio, attenzione, sulla fascia il passaggio indietro a Tosello, il tiro alto. Rinvio lungo per Tartaggia che arriva nella tre quarti del Fossalunga. Il colpo di testa di un difensore, il pallone arriva da Grespan che tenta un delizioso pallonetto che esce alla sinistra del portiere. Ora Bacchion con una rimessa laterale, pallone in avanti, respinto, Agostini, Grespan, verso ancora Bacchion. Bacchion prova l'azione personale, prova a sfondare, va giù, attenzione, si rialza però e tenta il tiro di poco alto sopra la traversa dei padroni di casa. Punizione in attacco ora per il Fossalunga. Il calcio lungo, il colpo di testa e il gol dei padroni di casa. Rivediamo al replay il colpo di testa che sorprende Tartaggia. Con le immagini passiamo al secondo tempo, rinvio di Durigon. Minato stoppa il pallone e lo mette al centro verso avanzo, il tiro! Fuori di poco alla destra del portiere. Ancora l'Istrana con Ciarvi che mette al centro un buon pallone. La respinta di un difensore, ma ancora avanzo, il dribbling, il tiro! Fuori, fuori, peccato! Punizione per il Fossalunga, attenzione, il tiro d'esterno, il blocca Tartaggia sicuro e si appresta al rinvio. Ora punizione per l'Istrana, alla battuta Cervi. Pallone messo al centro, colpo di testa di Bacchion all'indietro che sfiora il palo. Fossalunga in avanti ora col pallone sulla destra. Protegge palla, mette il centro, respinge di tacco di Urigon, poi recupera palla ancora il Fossalunga. Attenzione, il numero 9 viene steso da Zanatta che protesta, ma l'arbitro assegna il calcio di rigore e va ad ammonire il non autore del fallo, Bellon, che si spiega con l'arbitro, ma ben ti sta Bellon, te la meriti proprio questa ammonizione. Calcio di rigore quindi per il Fossalunga che ha la possibilità di chiudere la partita. Tartaggia si prepara tra i pali e lo specialista prende la rincorsa per il calcio di rigore. Fischio dell'arbitro, parte la rincorsa, tiro e la parata di Tartaggia, poi subisce fallo, fischia l'arbitro, fallo sul portiere. E quindi nulla di fatto per il Fossalunga, Istrana che ha la possibilità di pareggiare. Riparte quindi l'Istrana con Agostini, Vanzo che recupera palla, si destreggia in mezzo a due e poi viene steso da un difensore. Punizione che batterà il presidentissimo Borsato. Attenzione, parte il tiro avvolgente alla Del Piero che sfiora l'incrocio dei pali. Ristrana che riparte e Crespan che subisce un fallo. Vediamo l'arbitro che si avvicina e il nostro cameraman Nicola Micio Nasato, probabilmente innamorato in questo periodo, ci regala uno scorcio di Leuna e si riprende il gioco. Punizione per il Fossalunga, battuta lunga. Il pallone è rimesso al centro per Gazzola che si gira, il tiro alto. Ora riparte l'Istrana però con Tosello Stefano sulla destra. Pallone in avanti verso Vanzo che protegge palla e subisce fallo. Punizione importante per l'Istrana, siamo ormai agli sgoccioli. Si avvicina Bellon per battere, tutti in avanti. Avanza anche Stefano Tosello. Bellon
Attenzione, un tiro! È un tiro che colpisce la traversa, poi il portiere, il pallone si impenna! E ancora il portiere di pugno, allontana! Si continua a giocare con il Fosselunga in possesso di palla, il rinvio lungo, lo stop dell'attaccante e il fischio finale dell'arbitro. Fosselunga batte Istrana 1-0, prima sconfitta per gli uomini di Pozzebon, che lunedì se la vedranno con l'archivista New Age Marcon. Si ringrazia Nicola Micio Nasato per le riprese, Dragan Rapese per la regia, dal vostro Bruno Spritzer è tutto! Ma il gol del Fosselunga me lo ricordavo diverso. Ah, sono ancora in onda, ma porca...